in quel periodo in cui suonavano qui. Poi il fratello aveva un'adorazione, un'idolatria per Fred che Poi era un ragazzo di pochissime parole. Parole, sì. Era all'ombra del fratello. Sì. Umberto è sempre stato un caro mio amico. È una persona molto sensibile. Soltanto la gente non l'ho mai capito. Lui diceva sempre che Fatima era come sua sorella. Cioè che avevano quel rapporto proprio bello da fratelli. Soltanto aveva la sua ideale della vita. Ma quanto non lo puoi raggiungere questo ideale, bisogna che lo lasci perdere. Ma lui continuava. Papà si era lasciato andare, cioè la realtà era questa. A lui è venuto a mancare una spalla troppo grande. Beveva, non era puntuale, era la pecora nera della famiglia, forse anche perché Fred gli era artisticamente superiore, quindi soffriva forse anche del complesso del fratello. Che lui non cantava mica male, fratello, no, ti ricordi? Infatti noi volevamo che cantasse, non c'era niente da fare. Non si usava? Non usava proprio, non usava per niente, per niente. Mettersi in mostra, aveva le qualità di farlo. Sì. Era un po', non succube per il fratello. Ma anche quando c'era, noi eravamo magari tutti allegri, presi nella foga, lui al massimo, c'aveva quel mezzo sorriso. Non ho mai... Però con la morte del fratello non era sempre stato combattuto, dice ma faccio, tento, ma poi se non va, cioè in pratica non aveva una grande fiducia di se stesso papà, ecco è tutto lì il discorso, non era sicuro. No, ma lui era così, sì. Quando poi siamo andati a Capri assieme, eravamo io, lui e mia moglie, lui è arrivato là sulla cosa di Anna Capri, si è messo qui, ha guardato bene il mare, poi ha detto tu pensa che qui c'è stato Tigellino e le sue murene. Cosa? E le sue murene. Ah, lì era l'embassy. Sì, l'embassy. Non ricordo se... Qui anche. Qua è l'ultimo anno però dell'embassy. Sì, eh? sì, che hanno cambiato il palco dell'orchestra. Prima era così. Ma qui c'era ancora Fred, no? Sì. C'è fratello. Lui era, si faceva l'attrazione solo, ti ricordi? Veniva su soltanto un'oretta, suonavamo bella, noi. Bella questa. Questa sì è anche bella. Poi non... Dalla fine del 58 al febbraio del 60, quindi in 14 mesi o poco più, Fred girò 10 film. Abbiamo girato 13 o 14 film, quei film da parrocchia, no? Film che in una settimana era già tutto girato, con Totò, Walter Chiari, Tognazzi, Vianello, quelle cose lì, c'era qualche cosa. No, facevamo anche i protagonisti. 40 giorni abbiamo fatto quello lì, noi duri. Aveva un po' la faccia da lavativo, no? Un po', ma simpatico, sa? Donne, abbiamo strane donne, con la fronte bruciatissima e donne. Donne, la vittoria d'oro, storare il filet, la donna che fritta, rischiamo la vita, si vuole un po' di ogni azione di Salve ragazzi, riposo. Sono un agente dell'FBI, ma per gli altri sono solamente Fred Bombardone, capo orchestra. Dovevamo andare in America perché avevamo dalla RKO avevamo avuto un contratto a Los Angeles. Per il film. Io come sceneggiatore e lui come protagonista, Fred Bombardone. Che ne diresti di quel Fred Bombardone? Bombardone? Mm. Possiamo fidarci di lui? Eh beh, ci ha sbarazzato di tutti i cadaveri. Ci ha sbarazzati? Di tutti i cadaveri. Ah, già è vero. Che sbarazzino, quel Bombardone. Un momento. Ma quello non è lui? Oh già, sì. È lui. È in compagnia di due uomini. Mm-hmm.
come i giovanotti. E i trucchi del vecchio Fred funzionano sempre. Sei un tesoro, meriteresti un bacio. E dammelo. Prenditelo. Accidenti. Andiamo bene, andiamo. Ma guarda un po' alle volte l'apparenza come incanna. A vederlo così sembra una personcina a modo. Un uomo, sì, insomma, un uomo. E invece... Che uomo fantastico. Chi? Il nostro Bombardone. Ah, sì, è un uomo fantastico. Ti graffio, Bombardone, sai. Beh? Beh, lasciamo perdere. Devo parlarti d'affare, manda via sta donna. Tanto questa è una donna. E io chi sono? Sorvoliamo, vai. Cos'hai fatto? Attenti! Senti un po', Fred, adesso passiamo un po' ad argomenti seri. Seri? Sì, dico, questa tua maniera di cantare... Tutte queste cose, whisky facile, sparate facile, spara, spara. La coscienza, dico, non ti dice niente. La sera, quando vai a dormire, non pensi di turbare con le tue canzoni i sogni di tanti bambini innocenti. Spara! Sì, forse la coscienza la sento in quei momenti lì, sì. La sento? Mm. Sì, ma è a 2 ottave più in su. Teresa, ti prego, lascia stare il tuo fucile dalla rabbia non toglie, ti può scoppiare. Piace anche ricordare che Buscaglione capì perfettamente che stava arrivando il rock and roll. Infatti nel suo repertorio suonava qualche rock and roll. Questo è bello. 5 o'clock rock.